Carissimi amici dei pesci, buon pomeriggio. Vediamo per voi questa settimana dal 4 al 10 marzo 2024. Vediamo quali sono le novità e che cosa accadrà in questa settimana. Nel frattempo vi invito a iscrivervi al canale, per chi è nuovo, per chi lo guarda per la prima volta, di iscrivervi al canale e spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati e su altri video chiaramente. E se avete voglia di ricevere ulteriori informazioni, trovate il mio numero di telefono nella voce descrizione, che trovate chiaramente sotto al video. Potete mandarmi un semplice SMS o un messaggio WhatsApp. Poi giustamente vi invito a lasciare un like ed eventualmente a commentare. Vediamo per voi segno dei pesci dal 4 al 10 marzo 2024, quindi quali sono le novità. Per il segno dei pesci, che cosa accadrà nella settimana dal 4 al 10 marzo 2024? Quali sono le novità? Cosa deve sapere il segno dei pesci? Siete un po' chiusi in voi stessi, o meglio, vi sentite essere stati lasciati da soli, al freddo, che sia nell'ambito lavorativo, che sia nell'ambito familiare, che sia in una relazione, state cercando proprio di buttarvi a capofitto in una situazione che vi può creare chiaramente armonia, però non vi sentite stabili, vi sentite un po' inquieti. E state riflettendo su una situazione comunque bloccata, che state vivendo, che vi sta portando un po' di confusione. Desiderate, volete una certa stabilità e vi sentite in inquietudine perché avete paura che qualcuno possa andare a toccare la vostra stabilità. Vediamo questo 8 di denari rovesciato, quale altra informazione vuole dare al segno dei pesci nella settimana che va dal 4 al 10 marzo 2024. Sì, chiusi in voi stessi, vi sentite lasciati al freddo perché sono emerse delle difficoltà dove volete in un certo qual modo una giustizia, volete in un certo qual modo un benessere vostro fisico emotivo, volete stare bene, volete superare comunque questa difficoltà che state vivendo, cercare di cambiare quel qualcosa in positivo. Vediamo l'asso di coppe, cosa vuole dire a voi dei pesci in questa settimana dal 4 al 10 marzo 2024. C'è un dolore, in un certo qual modo c'è un dolore, c'è un blocco emotivo, probabilmente ci può essere per qualcuno anche una conoscenza nuova. Solo che siete bloccati per un dolore che avete ancora dentro, dove non vi sentite del tutto liberi, quindi siete un po' inquieti, anche se avrete modo di poter conoscere qualcuno di nuovo. Il dolore proviene appunto proprio da un qualcosa di un passato, di un recente passato, che effettivamente in questa armonia o in questo buttarsi in questa armonia vi porta anche a raggiungere in un certo qual modo un trionfo. Ci sono delle situazioni che devono essere chiuse, che riguardano un passato, un recente passato, quindi porre fine comunque a qualcosa per voi dei pesci. Asso di spade rovesciato, quale altra informazione vuole darci? Per il segno dei pesci dal 4 al 10 marzo 2024. In questa settimana ci potrebbe essere anche una delusione, ecco perché vivete una situazione bloccata. Però anche se potreste avere una delusione, andate comunque sia incontro a una certa vittoria, a delle gratificazioni. È semplicemente un dover riflettere su quello che vivete oppure un allontanarsi
nei confronti di questa situazione bloccata che vivete, di questo blocco che comunque sia c'è, dove dovete porre fine, come vi ho detto prima, a situazioni di un passato, di un recente passato. Qui c'è in atto, in corso, un cambiamento comunque positivo per voi dei pesci. Due di bastoni, vediamo quale altra informazione vuole darci dal 4 al 10 marzo 2024. Vediamo questa riflessione. Il riflettere se collaborare nei confronti di qualcuno, insieme a qualcuno oppure no. Avete paura di rimanere insoddisfatti, però io in un certo qual modo vedo anche una certa serenità, anche materiale per alcuni di voi. Equilibrio, stabilità. Comunque vi vedo riflettere su quello o è quello che desiderate in questo caos che c'è, in questa confusione che c'è, quindi desiderate una certa stabilità e probabilmente state valutando se collaborare o meno nei confronti di qualcuno. Se di bastoni rovesciato, quale altra informazione vuole darvi dal 4 al 10 marzo 2024 per voi segno dei pesci? Attenzione, perché il caos viene creato da una terza persona, da una persona manipolatrice. Viene creato da questa persona per fare in modo di non farvi andare verso quello che voi desiderate e volete. C'è qualcuno che può creare delle difficoltà al vostro equilibrio e alla vostra stabilità. Cercate di cambiare, riflettete tanto e cercate di cambiare la vostra situazione comunque in positivo. Se pensate che dei progetti che avete in mente possano eventualmente realizzarsi, per alcuni di voi non si realizzano oppure ci vuole molto più tempo. Andiamo a vedere come si concluderà questa settimana per il segno dei pesci dal 4 al 10 marzo 2024. Ci sono proprio da superare nei confronti di qualcuno delle difficoltà che avete in merito a qualcuno. Voi avete dei dubbi, state vivendo una situazione altalenante, ci sono delle scelte da fare e superare delle difficoltà che riguardano un passato, un recente passato, chiudere comunque sia, non dico dei cicli, ma chiudere delle situazioni di un passato, di un recente passato per poter andare avanti. Per poter andare a realizzare quelli che sono i vostri progetti e quindi dovete dare un cambio alla vostra vita, quindi un cambiamento, accettare un cambiamento nella vostra vita, un qualcosa che porti chiaramente la vostra situazione a migliorarvi e a migliorare la vostra situazione in senso comunque positivo. Questo è quanto, carissimi amici dei pesci, ci sentiamo alla prossima, vi auguro una buona serata e vi invito a lasciare un like, come vi ho detto prima, e a commentare. A presto!